non sei quel nome e quel cognome. Fattene una ragione. È inutile che insisti, sono il nome, sono il cognome, eccetera. Non sei quel nome e quel cognome. Quel nome e quel cognome ti è stato dato alla tua venuta al mondo. Questa è una verità inconfutabile. Se non la comprendi, è un altro discorso. Ma questa è una verità inconfutabile. Prima tu vieni al mondo e poi ti viene appiccicato addosso un'etichetta. Sia ben chiaro. Così, come faccio spesso, è l'esempio della mela. Una mela che viene al mondo grazie all'albero, quindi viene attraverso il procedimento naturale, cresce questa mela nell'albero. Questa mela viene presa, viene colta, viene applicata un'etichetta e da lì in poi verrà commercializzata con un nome. Esempio Melinda. Ma la mela non è Melinda, la mela è venuta al mondo da un albero. Poi, per essere commercializzata, viene etichettata da qualcun altro, che non è Dio, attenzione. Ma è un'azienda che ha creato quel marchio e ha prodotto quell'etichetta apposta per la mela. E guarda che non è che cambia molto, L'essere umano ha più o meno la stessa logica. Viene al mondo, viene creato un atto di nascita che ha un nome e un cognome, e l'essere umano certo non ha l'etichetta appiccicata addosso, ma poco ci manca. Ha semplicemente questa etichetta con sé, la porta con sé. E lui dice di essere quell'etichetta, ma non è così. Tu vivresti a prescindere da quell'etichetta. Quell'etichetta ti serve solo per fare commercio. E ti do un'altra notizia. Quell'etichetta non è neanche tua, ma è, come abbiamo visto, di chi ha prodotto l'atto di nascita. Chi ha in mano quel titolo detiene il tutto, gli tiene tutto il pacchetto e quindi, in un certo senso, quel nome, quel cognome non ti appartiene. Lo usi, ne usufruisci, ma non ti appartiene. Appartiene a chi ha il titolo originario in mano, quello dell'atto di nascita. Questa è una verità inconfutabile. Se ti appartenesse quell'etichetta, avresti il titolo originale in casa tua e gli altri avrebbero semplicemente le copie. Invece no, tu non hai niente in casa. Zero. E se vuoi una copia di quell'atto di nascita, devi sudare perché difficilmente te la danno. Sia ben chiaro. Ora, il fatto che questo nome, questo cognome serve per commerciare in una società va benissimo, ma devi sapere che quella è un'etichetta. Punto. La domanda da farsi è: se io non sono il nome e il cognome, chi sono realmente? Questa sarebbe una domanda da porsi. Altra domanda sarebbe: ma chi detiene il titolo e quindi ha in mano questa etichetta che in qualche modo mi rappresenta attraverso questo nome e questo cognome? La sta mica mercificando sui dei mercati e sta facendo mica denaro attraverso questo titolo? Questa sarebbe un'altra domanda da porsi. Al prossimo video.